Ciao ragazzi, non ci vediamo da un po', lo so. In questo periodo sono stato molto impegnato nella realizzazione di video e contenuti per il web per altre persone. Ma tranquilli perché non vi abbandono del tutto. Oggi torno sul canale con un'intervista a Massimo Palermo, batterista di Dario Brunori, praticamente fin dall'inizio della sua carriera. Insieme abbiamo parlato di un album che per me è un vero e proprio capolavoro della musica italiana. Sto parlando di A casa tutto bene, quarto album di Dario Brunori, uscito nel 2017 e che è un po' l'album della maturità di questo artista italiano. Sentite cosa mi ha raccontato Massimo Palermo sulla registrazione di quest'album. Sigla! Allora, Massimo Palermo, intanto grazie mille per essere qui nel mio canale, è davvero un piacere oggi ospitarti. Grazie a te, Federico. Grazie a te, piacere mio. Allora, parliamo di un album di Brunori, che è il quarto. Tu in realtà sei stato con Brunori fin dall'inizio, praticamente. L'ho seguito fin dall'inizio. Quasi fin dall'inizio. Sì. Poi nel 2017 avete fatto un album che per me è meraviglioso, che si chiama A casa tutto bene. Esatto. Cosa significa per te quest'album? Raccontami cosa è successo alla band durante questo album. Guarda, è successo che, allora, per quanto mi riguarda, parto diciamo da come l'ho vissuto. Per me probabilmente è stato il primo disco in cui, come dire, me la sono vissuta bene, cioè senza troppi patemi d'animo, insomma, preoccupazioni, un po', diciamo, io sono sempre, come dire, attento a seguire tutte le fasi, mi registro le prove, c'ho quintali e quintali di roba registrata che poi riascolto a casa. Ma in quel caso diciamo che mi sono liberato un po' di più. Fai conto che tu prima dicevi sei con Dario dall'inizio, sì e no, perché il primo disco di Dario è stato fatto con altri musicisti, io e gli altri componenti del gruppo siamo entrati a disco fatto. Abbiamo preparato le prime cose, diciamo, molto velocemente. Insomma, questa cosa è per dirti che, come dire, il feeling fra di noi, anche il modo di intendere la musica, come dire, il feeling, ecco, quella cosa lì si è creata nel tempo. E non è una cosa semplice creare questa amalgama, capire anche le cose che Dario ti dice, ma in generale un musicista ti dice, per poi tradurle in musica. Quindi ci è voluto, diciamo, un po' di tempo, un po' di anni per arrivare a questa cosa. E diciamo che A casa tutto bene, secondo me, segna, come dire, un punto d'arrivo da questo punto di vista. Perché mentre nei dischi precedenti c'era un po', diciamo, più di rigidità, anche di incapacità di seguire le cose che Dario ci suggeriva, almeno per quel che mi riguarda, con A casa tutto bene mi sono lasciato andare. Secondo me siamo riusciti anche ad arrivare ad un, come dire, a un livello buono come ti posso dire, cioè di traduzione delle parole in musica, infatti musicali. E niente, è stato, disco, l'album della maturità, insomma, un po'. Per la band sì, probabilmente anche per Dario stesso, nel modo di scrivere, anche nelle tematiche che poi lui in quel disco lì ha deciso di andare a trattare, perché segnavano comunque un punto di rottura rispetto al modo di scrivere, soprattutto i testi del passato. Quindi sì, se possiamo dire che è un disco della maturità. Senti, ma come si sono svolte le registrazioni? Intanto in che studio avete registrato? E poi, allora, giornate, in quanto tempo? Ma noi
Generalmente ci prendiamo un sacco di tempo di prove, per cercare di arrivare ad un'idea. Allora, ritorno sulla cosa che dicevo prima, cioè si parte sempre da una suggestione di Dario che delle volte è più definita, delle volte è meno definita, su pezzi per dirti che ne so, Uomo Nero è un pezzo che praticamente è rimasto più o meno uguale alla prima idea di Dario. Pezzi invece come, che ne so, La Mezza Milano, credo di avere almeno 60 versioni registrate, secondo me. La stessa cosa, è un altro pezzo su cui si è ragionato un sacco. Quindi, diciamo, questa cosa richiede un tempo che secondo me è normale. Cioè, perché comunque devi pensare che non si tratta di una band, cioè in realtà capito, c'è una persona che scrive delle cose, scrive dei testi, scrive una musica, comunque una struttura di base della musica, e poi comunque noi dobbiamo inseguire questa cosa, cercare di capire dove quella persona vuole arrivare. Perché poi, capito, cioè, è come la cosa che dicevo prima, è una traduzione di una cosa che sta in testa e tu la devi rendere reale, la devi Tradurre suonare. col ciascuno col proprio strumento. Esatto, sì, ciascuno con il proprio strumento in funzione di una forma, cioè tutte Certo. le cose devono stare bene insieme. Quindi questa cosa, secondo me, anche per esperienza, richiede un certo tempo. Il produttore ovviamente aiuta, poi dà comunque una linea a molte scelte del disco, ma per questo disco in particolare, ma in generale anche per gli altri. Diciamo che a partire dal Cammino di Santiago in Taxi abbiamo iniziato a provare molto prima. Ti parlo di mesi, cioè tutti i giorni per un bel po' di mesi. E poi dove l'avete registrato? Allora, poi avevamo fatto delle preproduzioni prima con Taketo, il produttore Taketo Ohara. Infatti, poi ne parliamo. Esatto, e poi abbiamo registrato come per a casa tutto bene in un luogo che non è uno studio, cioè scusami, mi correggo, come per il Cammino di Santiago, anche per a casa tutto bene abbiamo registrato in un posto che non è stato pensato per uno studio, per essere uno studio di registrazione. In questo caso era un agriturismo. Questa sala è una sala, diciamo, di questo agriturismo, una vecchia costruzione che si trova qui nelle campagne della provincia di Cosenza, allestito ovviamente con acusticamente, insomma, trattato per rispondere meglio alla registrazione. Insomma, le cose che si fanno solitamente in uno studio, ovviamente comunque devi farle. Anche in un ambiente ex, diciamo, che sia lontano dallo studio. Certo. E niente, siamo andati lì, siamo stati credo 2 settimane, abbiamo dormito lì, quindi attaccavamo a registrare alle 10, poi si finiva, non lo so, cioè Mai. No, mai no, però sono capitate anche nottate fino alle 2. Poi Bello. Tachetto, diciamo che è uno che non guarda molto l'orologio. Parliamo di Pacchetto Goara, che è questo coproduttore praticamente dell'album insieme a Dario, e Sì. che è possiamo dire, un genio della produzione musicale giapponese. Lui è un giapponese che vive a Sì. Milano, ha lavorato tantissimo anche con Vinicio Capossela e con Mauro Pagani. Esatto. Com'è stato lavorare con lui e che valore aggiunto ha dato all'album? Guarda, Taketo è, come dire, è una persona che ti mette molto a tuo agio. Ora, io non ho un'esperienza di, diciamo, di produttore. Per me Taketo è stato il primo soggetto, il primo produttore con cui ho lavorato, quindi
non ho dei termini di paragone. Per me è una persona che, come dire, ovvio ti dice delle volte cosa fare, ma anche no. Spesso ti dice suona e ti ferma quando senti che tu stesso hai tirato fuori qualcosa che può essere funzionale al brano che si sta registrando. Cioè, è come se, boh, non ti so dire, in realtà ti guida te per arrivare alla soluzione, neanche te la dice delle volte, non è che ti dice devi fare questo o te lo dice veramente in rare volte. Quindi è molto psicologo, non so come dire. Cioè, ma forse questa cosa, secondo me, la fa anche perché alla fine vuole che esca fuori, cioè, l'idea del musicista. Certo, la Anche personalità perché voglio. dell'artista. Certo, sì, ma anche perché tipicamente ti parlo di noi, ma sui brani ci stiamo, come ti dicevo prima, un sacco di tempo. Seppure su alcuni brani di questo disco, ma anche dell'ultimo o del precedente, non siamo arrivati in studio con con le idee chiare, dai. Però il fatto di stare a suonare su un brano, sulla struttura per un sacco di tempo, poi ti permette di muoverti molto più facilmente. Cioè, se c'è da fare un cambio su una cosa al volo, tu ormai hai talmente interiorizzato bene la struttura che non ci metti niente a spostare delle cose e anche a lasciarti andare e ad abbandonare alcune cose che tu ti eri portato dietro dalle prove. Quindi Taketo, diciamo che sì, cerca, è molto, da questo punto di vista è molto orientale, sì, le sue radici, diciamo, non tradiscono. Cioè, spesso la cosa che ti dice è, cioè, vai, capito, suona, non stare là a farti troppe Certo. pip. Peraltro io so la, guarda, c'ho qui il vinile. Si vede? Si Yes, vede? Ok. vedo. Bellissimo. Se lo apri c'è una bellissima foto, poi magari la metto, una bellissima foto di tutti voi che registrate e Sì, siete, esatto. e questa è una foto fatta in quell'agriturismo che dicevi. Ecco. Esatto, sì, in quella sala lì. Sì, E poi c'è una foto di Tacheto che è praticamente uguale a Jeff Porcaro. C'è una somiglianza incredibile, almeno in questa foto, eh? Quindi non l'avevo notato. io è la prima cosa che ho notato, però la foto è bellissima, veramente stupenda. Sì, è vero, è vero. Quindi qua, guardando questa foto, io vedo che avete suonato tutti insieme, proprio alla vecchia, no? Tracce separate, tutti Ma guarda, insieme. no, questo disco no. Cioè, qui abbiamo fatto prima le ritmiche, quindi diciamo concentrandoci sul portare a casa soprattutto, diciamo, basso e batteria principalmente. Cioè, nello specifico ti dico, si partiva così per dire, magari si iniziava a suonare tutti insieme, ok? Su brani magari in cui non c'era una sicurezza, si partiva a suonare, dire abbiamo pensato questo, possiamo fare così, possiamo fare colà. Poi quando si arrivava a un punto, diciamo, un punto in cui la cosa soddisfaceva tutti, e Taketo in primis, si registravano delle tracce guida degli altri strumenti su cui basso e batteria andavano poi a registrare. Per il disco di prima, per Il Cammino di Santiago, si era lavorato un po' come dicevi prima, alla vecchia, tutti insieme, tutti a suonare, molte cose, che so, anche sostanziali, tipo soli, solo di sax, mi ricordo ma non mi ricordo il brano, comunque c'è un solo, per dirti anche, ecco, questa è un'altra cosa di Taketo. E quel solo lì non mi viene il titolo. Non mi viene il titolo.
Vabbè, c'è questo solo comunque che Mirko, il sassofonista, registrò con l'idea di sovraincidere. Seconda take, Taketo ci dice di fermarci, che andava, insomma, andava bene tutto. Mirko dice, vabbè, io questo solo lo rifaccio, cosa che provò a fare nei giorni successivi, ma nessun solo riuscì a soddisfarlo, Come il primo. come quel primo lì. E quindi poi alla fine, nonostante tutta la sporcizia che ovviamente poi rientra in tutti i microfoni, soprattutto se suoni in uno stesso ambiente, rimase quel solo. Invece su A casa tutto bene si cercò di fare una cosa un pochino più pulita. Poi, come dire, al bisogno alcune cose sono rimaste, ora non so dirti cosa, ma sicuramente poi Taketo non è, diciamo, uno di quelli che va a ripulire le cose. Anzi, ti dico pure che ho riascoltato gli stem di quel disco e ogni tanto, poi nel mix non si sentono, però se senti gli stem ogni tanto sentono anche delle voci parlate così. Bellissimo, Quindi in realtà in quel fantastico. disco ci sarebbero anche delle vocine per dirti appunto che Taketo ci tiene molto più come dire, alla sostanza che non alla perfezione. E questo si sente nel risultato finale, perché la Sì. perfezione poi alla fine non ha nessun appeal, cioè non ti rimane in testa, invece le particolarità ti rimangono. Esatto. Quindi quello è il carattere. Allora, parliamo di suoni, ok? Sì. L'album, dal punto di vista dei suoni, secondo me è un po' più complesso rispetto ai precedenti, no? C'ha suoni moderni, diciamo che è un moderno cantautoriato tradizionale, però c'ha dei suoni abbastanza moderni, con sintetizzatori, dei cori. Per quanto riguarda i suoni di batteria, tu come ti sei approcciato? Hai cercato dei suoni particolari oppure quali sono i tuoi suoni, sempre? Che lavoro hai fatto sui suoni? Allora, se parliamo proprio della batteria, diciamo così, presa nuda e cruda con i tamburi, lì diciamo che appunto mi pare che in quel disco ho usato una Gretsch USA Custom. Sì, ho usato quella che è mia in realtà. E poi allora, sui suoni diciamo che almeno io lascio fare molto alla persona che in questo caso è Taketo, perché diciamo che Taketo poi incarna una doppia figura, cioè lui è lì a registrare, comunque a seguire anche le parti tecniche. Non ci sono due figure, non c'è un tecnico e un produttore che sta lì in piedi a dettare delle Certo. direttive. Sì, guarda, l'unica cosa che ho fatto, ma ho sperimentato un po' con roba elettronica, un po' anche con robe acustiche, che ne so, su quel disco. Aspetta, una cosa che avevo provato a fare, cioè avevo provato a fare, erano delle cose che avevo provato per conto mio in passato, poi le ho buttate anche lì dentro, tipo che ne so, rullante suonato dalla parte di sotto, quindi con Della la cordiera, cordiera. sì, che c'è, non mi ricordo se su Sabato Bestiale. Poi vabbè, cembalini su piatti, insomma, poi cose neanche troppo, diciamo, Beh, particolari. c'è un po' di sperimentazione. Poi tu, insomma, secondo me ti ho visto un po' di foto nei live, peraltro vi ho visto anche live spaccate, siete veramente bravissimi. Poi ti faccio delle domande sui live. Tu, ho visto che dalle foto a volte suoni in piedi, insomma, c'hai dei set particolari. Ti piace un po' sperimentare anche nella posizione degli elementi della batteria, no? Sì, guarda, quella lì è una cosa che è uscita fuori cercando di immaginare
diciamo, la creazione di uno spettacolo. Hai visto che noi facciamo spesso quegli spettacoli teatrali con impianto Sì. teatrale. E lì diciamo che venne fuori, a partire dal primo spettacolo teatrale del 2015, la possibilità di modificare anche, cioè, di modificare l'impostazione, di non usare una batteria classica, quindi seduto. Quindi è uscita quella cosa è uscita al bisogno, ecco, non ci avevo mai pensato in realtà. E niente, poi vabbè, nel primo tour teatrale è stata quasi fatta veramente in pochissimo tempo. Già nel secondo sono riuscito innanzitutto ad avere un pochino più di, come dire, di padronanza anche di una situazione, di un'impostazione di questo, su un'impostazione di questo tipo. Però devo dire che questa cosa secondo me è molto utile perché innanzitutto ti pone dei limiti e quando poni dei limiti sei costretto ad andare all'osso, all'essenza, soprattutto nel caso di canzoni, ecco. Cioè, alla fine io quello che pensavo è che i pezzi di Dario generalmente funzionano anche chitarra e voce o piano e voce, cioè sono dei Come tutte pezzi le che belle canzoni, quando una canzone è esatto, cioè, bella. si reggono da sole, quindi poi ti rendi conto che delle volte basta veramente poco per, capito, di farli funzionare, dargli un altro colore o dargli un sostegno ritmico. Cioè, ho ragionato molto in quest'ottica, non volevo rifare quello che faccio alla batteria nei brani, cioè partire dal limite del setup e cercare di immaginare qualcosa che fosse più o meno vicina alle cose registrate sul disco, ma anche no. Cioè, lì si pensa comunque a far girare il brano con le cose che hai a disposizione. Se non hai la cassa che la puoi suonare con il piede, lo La suoni so, con le mani. la Certo. suoni con le mani e fai altre cose. Torniamo all'idea di suono, no? Sì. L'idea di suono che ti avevi, cioè mentre suonavi, tu mentre registravi, sicuramente ti sarai fatto un'idea del suono finale della batteria, ok? Questa è una domanda che faccio a tutti. Sì. Il mix finale corrisponde a quest'idea che ti sei fatto durante la registrazione oppure No. no? Ok. No, è sempre, guarda, secondo me, cioè, io la vedo così, uno strumentista vorrebbe, capito, e pensa mentre prova, mentre si studia le sue cose, mentre le crea, sia nella sua testa che poi materialmente, se le immagina comunque, capito, che ne so, in primo piano, comunque appunto come dici tu, con una certa veste, ma il produttore invece pensa all'insieme. Chiaro. E quindi pensando, cioè, a me non è mai capitato, cioè, sono sempre rimasto, come dire, spiazzato dal risultato finale. È un errore, cioè, che facciamo, penso che facciano tutti i musicisti, gli strumentisti, però va bene, cioè, nel senso, penso che il Sì. risultato Certo, ognuno il suo lavoro. certo, sì, cioè, quello che possiamo fare noi è dare delle suggestioni, secondo me, delle idee. Io guardo, ho portato un sacco anche delle robe che ho portato, che detto, dicevo, vabbè, questa sicuramente. Poi invece, che ne so, Dario o Taketo stesso dicevano, ok, va bene, teniamola, teniamola. Alla fine, secondo me, l'importante è essere propositivi, portare delle idee, portare anche delle suggestioni di suono, dei riferimenti di altri dischi. Però, cioè, partiamo anche da un altro presupposto, è che tu quando provi nella tua saletta, come dire, c'hai un suono, c'hai un'acustica del posto che funziona in un certo modo.
Poi quando vai in uno studio, comunque anche in un luogo ben attrezzato come abbiamo fatto per questo disco, ben attrezzato a livello anche di microfoni, di pre, è lì che si fa il suono, cioè nel senso non si può partire dal riferimento della saletta, cioè Certo. è come andare in un live, capito? Non, è la stessa cosa, quindi per forza, come dire, il produttore in realtà c'ha le orecchie anche più pulite, perché secondo me ha questa funzione, cioè quella di togliere dal campo tutte quelle cose che effettivamente non funzionano e stanno solamente nella testa, come dire, del musicista, anche del cantante stesso, eh. Cioè, secondo me il produttore un po' crudele deve essere, per dire chiaramente che alcune cose non vanno. Giusto, giusto. Deve pensare all'insieme. Esatto, sì. Massimo, dove ti trovi in questo momento? Poco fa mi hai fatto vedere una cosa. Dove ti trovi? Allora, adesso sono nello studio qui della band. È un po' sotto sopra, però Ti va di farcelo vedere velocemente. allora faccio un giro, non so se posso perché qui c'è una Certo, testa, eh. qui c'è una testa. Che meraviglia. Qui è dove fate le prove. Sì, Ok. poi qui dietro, questo dietro è coperto perché c'è un bordello assurdo. Immagino. Va bene, grazie per avercelo fatto vedere. Allora, volevo chiederti, una volta che hai registrato l'album, no? E quindi c'hai degli arrangiamenti fatti, dei suoni già particolari, tutte le parti fatte in un certo modo. Quando vai live, quando devi fare lo spettacolo live, come ti approcci? Riproponi esattamente tutto oppure ci sono delle variazioni dovute al fatto che il contesto è diverso? Vabbè, dipende sicuramente dai brani, si va di brano in brano. Ma guarda, non parlando neanche dello strumento batteria, però se hai suonato, che ne so, con una sezione fiati, lì devi, come dire, ridurre con le cose che hai, a meno che non puoi portarti una sezione fiati, che so, di cinque elementi, che sono quelli che hai usato in studio. La stessa cosa sulla batteria, credo. Cioè, per il batterista, che ne so, se hai fatto un brano e hai fatto delle sovrincisioni, per dirti, che ne so, su Al di là dell'amore, tutti quei fill che ci sono delle robe sovraincise sul groove base. Quelle là, avevo provato a farle. Ad integrarle, diciamo, nel gruppo. Ovvio che non avranno la stessa fluidità. Alcune in realtà ero riuscita a farle. Su alcune cose poi dipende. Cioè, poi ci può essere anche una scelta, eh. Cioè, per dire, ci sono brani in cui dice, vabbè, non mi interessa fare il feel com'è, mi interessa che. Cioè, entrare un po' nel mood, suonare pensando, diciamo, capito, allo stare nel brano, cosa che in realtà si dovrebbe fare sempre, però magari su alcuni brani vale di più rispetto ad altri. Dove ci sono sequenze, o che ne so, Uomo Nero è un brano, diciamo, più freddo e più gelido, diciamo, come impostazione, cioè questa cassa continua dei. Queste cose elettroniche, ad esempio, quello è un brano che, per quanto ho appena definito freddo dal punto di vista dell'impostazione, però le parti, scusami, lì ci sono delle parti di tom elettronico, quelle sono tutte suonate e ho voluto mantenerle suonate anche dal vivo, cioè le suono io. Lì però avrei potuto scegliere di dire ok, prendo quella parte, la butto in sequenza,
e io mi preoccupo di altro. fare altro. Certo. Dipende, cioè non ti so dire Ok. veramente. Io generalmente tendo ad essere, cioè più che alle parti mi interessano i suoni. Cioè, per dirti, mi sono ripresi i campioni, campioni dei suoni, sia dei suoni, diciamo, acustici del disco, che so, del rullante della cassa, li ho triggerati, cioè, capito, mi interessa Ok. molto, molto più il suono. Ok. Alla fine sì, sono delle scelte che Dario, diciamo che non è, cioè, non ci mette tanto bocca in queste cose, o comunque se ne discute, però alla fine c'è sempre successo che gli ho detto: guarda, io vorrei fare questo, cioè, vabbè, fai così. Si fida Sì, dei ma musicisti. pure Tacheto stesso che ci segue dal vivo, lui per esempio su Uomo Nero mi ha detto: ma sto loop, sta cosa, buttala in sequenza. Gli ho detto: no, la voglio suonare. Vabbè, suona. Ok, Contento tu. Massimo, parliamo adesso del tuo rapporto e della collaborazione con Dario. Quando è nata e come vi siete conosciuti? Dunque, con Dario, allora, il primo incontro fisico è stato ad un concerto, però diciamo già c'era stata, era un incontro programmato. Era giugno del 2009, Dario stava cercando dei musicisti per portare in giro il disco, volume 1, e Dario Della Rossa si era proprio proposto per mettere su una band. Dario Della Rossa il pianista della band. Niente, io ero in Danimarca a maggio per un Erasmus, quindi mi arriva questa chiamata, messaggio all'epoca su Messenger, il vecchio Messenger, MSN Messenger, di Dario, e mi dice: guarda, c'è questo musicista, questo cantante, cantautore che ha fatto sto disco. E tu, va bene, quando torno vediamo che si può fare. E niente, poi ci siamo incontrati lì, abbiamo iniziato a provare quasi da subito, anche perché il disco mi pare che era uscito il metà giugno del 2009, quindi c'era il bisogno di quantomeno di programmare l'autunno. E anche se poi iniziamo a fare già qualche serata in estate, però insomma, adesso sono 11 anni che ci conosciamo con Dario. C'ho altre due domande per te. Allora, Sì. il primo riguarda se ti ricordi qualche aneddoto divertente e che è capitato o durante la registrazione oppure durante il tour live. Di a casa tutto bene? Sì. Aneddoti. Tanti, Quanti immagino. ne vuoi? Ma è che non so collocarli bene temporalmente, capito? Aneddoti, 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 aneddoti. Guarda, in realtà ti posso dire che gli aneddoti più belli, cioè i ricordi più belli che ho dell'esperienza con Dario e con gli altri, risalgono tutti al primo periodo. Ora non lo so se cosa normale, forse perché si suonava di più. Cioè, alla fine, capito, quando inizi, che parti dal basso, suoni molto di più, comunque, capito, non c'hai gli hotel. Forse anche in modo più spensierato, e quindi l'ambiente Sì, si no, ma ci presta. sono anche delle situazioni veramente vicine al limite. Capito che vai a vivere, luoghi in cui dormi, cose che mangi, Lo so, situazioni immagino. anche, situazioni pure proprio tecniche sul palco, cioè. Personaggi strani che ci sono sotto al palco, dietro al palco. Sì, no, poi noi ci siamo portati dietro un bel po' di persone negli anni.
Cioè, abbiamo ancora adesso, cioè, delle persone proprio sparse per l'Italia che ce le ritroviamo sempre. Cioè, se andiamo a suonare, che ne so, in Abruzzo, nelle Marche, cioè abbiamo delle persone. Se andiamo in Puglia, ce ne abbiamo, ci sono altre persone che sappiamo che verranno. Fantastica. Quindi gli aneddoti, diciamo, sono più legati alla prima fase. Poi E poi c'ho un'ultima domanda per te, che me l'ha, insomma, me l'ha suggerita un mio carissimo amico, collega batterista che si chiama Federico Placanica, che è un vostro conterraneo. Adesso quando senti Massimo glielo devi chiedere, qual è il tuo percorso formativo? Il mio percorso formativo è sulla batteria, diciamo, è praticamente da... Vabbè, ho iniziato proprio così, cioè sullo strumento. Poi ho studiato prima con una persona qui della zona di Cosenza, Walter Giorno, si chiama, che lui aveva... Viene, diciamo, da un'esperienza formativa in orchestra, suonava in orchestra, quindi un percorso classico, però suonava anche la batteria, suona anche la batteria. E poi ho, diciamo, guarda, l'unica fase ce l'ho avuta, cioè, con un'altra persona, insegnante, insomma, è stato Pierpaolo Ferroni, che è un ragazzo romano. Anche se pure lì, diciamo, più che altro seminari. Poi più o meno ho studiato così, cioè un po' sui metodi, un po' sui così, un po' da solo, cioè, D'autodidatta. sì, da autodidatta alla fine. Poi vabbè, io ho un altro percorso, perché faccio anche musica elettronica, quindi ho seguito la strada del conservatorio. Però insomma, continuo a fare le mie cose anche a prescindere, diciamo, e le ho fatte anche a prescindere dall'approccio che si usa in conservatorio. Sulla batteria, sì, alla fine, secondo me, poi ti deve guidare un po' soprattutto la curiosità, la voglia di inseguire. Io, e alla fine, guarda, a me piace più che altro ascoltare molto. Cioè, io ancora adesso seguo le uscite nuove che ci sono. Vabbè, a me piacciono cose un po' estreme, Cosa ti estreme. piace? Cosa, che musica ascolti? Ma a me piace molto mi piace un po' di tutto, ma non è un modo di dire. Cioè, se potessi entrare nel mio Spotify o nel mio hard disk, lo capiresti. Guarda, mi piace molto seguire quello che succede nella scena, sicuramente elettronica, a tutti i livelli, perché poi dire elettronico vuol dire tutto e niente. Però mi piace, che ne so, anche seguire, cioè mi piace, cioè più che dirti degli artisti, a me interessa anche capire quando escono delle cose che riescono ad attecchire, ad arrivare alle persone, anche se non le ho mai ascoltate. Cioè, io devo ascoltare, devo capire perché quella cosa sta funzionando in quel momento, cioè devo capire anche che effetto fa su di me. E poi delle Quindi cose non l'effetto le... comunicativo della musica ti Sì, mi interessa. piace, sì, mi interessa quelle cose, anche se in realtà ascolto delle robe che veramente forse siamo in 10 sul pianeta ad ascoltare. E infatti mi prendono anche un po' in giro per questo, però vabbè. No, è Va vero, bene, comunque Massimo. delle volte vado su Spotify e visto che ci sono gli ascoltatori mensili, Sì. tipo, che ne so, 5 ascoltatori mensili, cioè li vado a beccare Tu. tutti io. Quindi è proprio un segmento di mercato quello che ti Sì, interessa. hai capito, io vado proprio, anche lì parto dal basso, però un giorno potrò dire di essere stato fra i quei primi 5, se Certo. quella, per,
quell'artista un giorno sfonderà, se non sfonda, vabbè. Beh, però se sponda non ti piace più. No, non è vero, non è vero. Che mi piacciono anche quelle robe, cioè, che ne so, mi piace un sacco, che ne so, anche Beyoncé, cioè delle robe che ci vedi del lavoro Esatto. anche fatto bene, cioè delle produzioni. Cioè, no, no, non, mi, non, non sono il tipo che dice, ah, quella cosa è, lo so, è straseguita o lo so, è mainstream, non, quella cosa lì non mi interessa. Cioè, non, capito, non mi sposta dall'ascoltarla. Ok. Va bene, Massimo, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, per la tua disponibilità. Spero tanto Grazie a te. di incontrarti dal vivo. Purtroppo i tempi sono quelli che sono, quindi se fossimo stati dal vivo, io ti avrei chiesto di firmarmi la mia copia. E dai, ce ne sarà occasione, sicuramente. Sicuramente, No, io sicuramente. ringrazio te, ringrazio insomma, chi vorrà dare uno sguardo a questa intervista. Non so cosa ha detto, ma per citare Dario, non so cosa ha detto, ma lui dice l'ho detto bene. Io non lo so se l'ho detto bene o male, però. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega, insomma. L'importante è dirlo. Ma sì, infatti. Va bene, Massimo, grazie Va mille bene. e ci Grazie a te. vediamo la prossima volta dal vivo. Ok. Ciao ciao. Ciao. Alla batteria e tamburi Massimo Palermo.